ricetta con le patate che conquisterà tutti. Venite con me. Fate cuocere le patate con la buccia in abbondante acqua. Una volta che avete lessato e sbucciato le patate, le schiacciate e le mettete in una ciotola. Aggiungete alle patate le uova. Il burro, il parmigiano, il prezzemolo tritato, aggiustate di sale, una spolverata di pepe e alla fine il pangrattato. E amalgamate tutti gli ingredienti. Trasferite il composto su un foglio di carta forno oliato. E spolverato con il pangrattato. A questo punto lo schiacciate. Una volta appiattito, mettete le sottilette. E le arrotolate. Sigillate i lati. E lo trasferite su una teglia da forno. Alla fine lo cospargete con il pangrattato. Se volete potete farne dei tagli. Il forno è caldo, inforniamo. In forno preriscaldato ventilato a 180 gradi, dopo 20 minuti il nostro polpettone di patate è pronto.
prepariamo le frittelline di patate alle erbette e cipolla. Solo 3 ingredienti e pochissimo olio. Ho sbucciato le patate e vado a grattugiarle. Ho messo le patate grattugiate in una boule, ora le prendo un po' alla volta e le strizzo bene per levare tutta l'acqua. E le vado a mettere in un'altra boule. Grattugiamo anche la cipolla. Strizziamo anche la cipolla e la uniamo alle patate. Mettiamo un uovo in una terrina, l'erba cipollina tagliata, e il prezzemolo. Un pizzico di sale e pepe. Amalgamiamo tutto. Uniamo le patate e le cipolle. Molliamo leggermente la padella. Mi aiuto con un pennellino. Vado a mettere un cucchiaio di composto nell'olio caldo. Schiacciandolo un po'. Dopo 2 minuti circa la vado a girare. Facciamo cuocere a fiamma medio-bassa.
Frittelline di patate alle erbette pronte. Ho lessato le patate circa 10 minuti. Le vado a schiacciare. Aggiusto di sale, un po' di pepe, aromatizzo con il timo, e il pangrattato. Un filo d'olio e un po' di latte e mescolo tutto. Dopo aver messo la pasta sfoglia in una teglia, la vado a bucherellare. E vado a mettere il ripieno di patate nella pasta sfoglia. Ho distribuito tutto l'impasto lasciando i bordi liberi. A questo punto farcisco con la fontina e prosciutto cotto. Ripiego i bordi e spennello i bordi con l'olio. E alla fine un filo d'olio. In forno preriscaldato ventilato a 200 gradi, dopo circa 20 minuti, la nostra pizza di pasta sfoglia alle patate è pronta.